Wabalaba dab dab e bentornati su Nomamamazzo. Scusate il ritardo di recensione, ma oggi parlerò con voi di Dylan Dog Old Boy numero 3, speciale Halloween. È uscito il 13 ottobre, ne parlo con voi il 31 ottobre. No, non è dislessia, ma ho pensato di, dato che non ho fatto uscire subito il video, di a sto punto posticiparlo direttamente per il giorno di Halloween. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri della playlist di Dylan Dog, anche di tutto il canale che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che conoscete, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi e di commentare qui sotto con 1. Quello che ne pensate ovviamente di questo albo e 2. Fatemi sapere cosa mettete, cosa fate per Halloween o cosa avevate in mente di fare prima che non si potesse più uscire, insomma. Iscrivetevi anche agli altri miei social, soprattutto Instagram e soprattutto il sito Viola, dove oggi alle 18 farò una live maratona a tema Buffy l'ammazzavampiri, puntate dedicate ad Halloween, e domani invece dalle 14 saremo in diretta sempre sul mio sito Viola, direttamente dal binario Magic Pub in cosplay a tema Harry Potter e faremo dell'animazione in cosplay. Tutte queste due cose, queste due live, fanno parte del pacchetto Lucca Digital Off, dal momento che non si può andare a Lucca fisicamente, noi partecipiamo a livello digitale. Bando alle ciance, andiamo a parlare di Dylan Dog Old Boy numero 3. Devo ammettere che appunto dopo i primi due Dylan Dog Old Boy che non mi erano piaciuti tantissimo, ero quasi lì lì per abbandonare la testata, però ho detto vabbè dai, a tema Halloween comunque quantomeno si legge qualcosa a tema. Ci hanno già fregato anche per il prossimo bimestre perché c'è il tema Natale, quindi li faranno tutti a tema. Lo faranno con la stagionalità, no? Poi ci sarà il carnevale, eccetera, eccetera. Così mi hanno fregato anche questo mese. Come sempre, Dylan Dog Old Boy, che è il nuovo formato del Maxi Dylan Dog, ha ben due storie complete da 98 pagine. E in queste due storie sono speculari tra loro, si compensano, entrambe hanno tutto in modo totalmente diverso. La prima storia è incentrata totalmente su Halloween, su quello che era anticamente Halloween, cioè il Samhain, il capodanno celtico, il passaggio dell'anno nelle ore buie fondamentalmente, e si parla appunto di un rituale antico che è stato interrotto e ha scatenato le ire del demone, della divinità a cui stavano per fare questo sacrificio rituale, e da lì nasce tutto. La cosa molto particolare di questa storia è che mi ha ricordato molto una storia di tipo quella di Samuel Stern, dove c'è un elemento paranormale, un elemento demoniaco preponderante, però non c'è il classico plot twist finale alla Dylan Dog per cui i mostri, i veri mostri siamo noi, magari qualche essere umano aveva fatto qualcosa di indicibile per scatenare il demone. È una storia lineare, linearissima, dove quello che è stato fatto, che vediamo nel prologo iniziale, è la vera causa di quello a cui assistiamo durante la storia. Non c'è un plot twist, non c'è un what the fuck, allora è successo davvero questo, è semplicemente una storia molto lineare. Mi ha ricordato appunto per questo motivo, non che le storie di Samuel Stern siano lineari, però sono molto più classiche. Quindi c'è la possessione demoniaca dall'inizio alla fine, qui c'è il risveglio di questo demone dall'inizio alla fine. Mi è piaciuto molto anche vedere Dylan Dog in questa veste. Forse è proprio quello che ci vuole per Dylan Old Boy, per differenziarsi un po' dal Dylan classico, cioè mentre teniamo magari nella serie classica il messaggio un po' tra le righe, la morale, se così vogliamo dirla alla vecchia maniera, qua possiamo avere un Dylan un po' più avventuroso, un po' più Martin Mister, se vogliamo. Proprio perché a tema Halloween questa storia ha una location tipicamente a tema, ovvero è ambientato quasi completamente in un cimitero, quindi classicissima storia di Halloween, di Dylan Dog, ambientazione stereotipata, ma ci vuole per Halloween. Mi è piaciuto molto questa cosa. Probabilmente se questa storia non fosse uscita nel mese di Halloween sarebbe stata molto banale. Invece, cacciata nel giusto contesto, perché il bello di Dylan Dog è anche capire il contesto in cui esce il numero,
cacciata nel giusto contesto, ci ha azzeccato. In questa storia Groucho è super presente, davvero è onnipresente, fa battute dall'inizio alla fine. Mi dispiace quasi che ci sia sempre la scenetta, si spreca, diciamo, una scena di Landoga in cui lo deve zittire, gli deve dire Groucho basta. Non fa niente. Alla fine, a chi dà fastidio la battuta di Groucho dei lettori? Dà fastidio comunque, senza che Dylan si dissoci da questa realtà. Mi piacerebbe proprio che Groucho andasse a ruota libera senza che Dylan Dog gli dicesse nemmeno più nulla. Però mi è piaciuto tantissimo. A livello di disegni, Groucho qui dentro ha alcune tra le sue inquadrature migliori. Parlo di inquadrature perché mi ricordano proprio le inquadrature al reale Groucho Marx, quello dei fratelli Marx. Sono state proprio prese paro paro dalle iconiche inquadrature di Groucho Marx e messe in questo fumetto. Non posso dire invece la stessa cosa di Dylan. Dylan in questo numero non è disegnato benissimo. Dylan è un belloccio, è un bel ragazzo, abbastanza magrolino. Qua invece viene disegnato innanzitutto in modo diverso in alcune scene rispetto che ad altre. È un po' mascellone, è un po' più bruttarello, diciamo. Per quanto mi piace identificarmi con Dylan Dog quando è più bruttarello, non era al massimo. Sembrava anche un po' più vecchio. Dylan Dog dovrebbe avere all'incirca 33 anni, invece disegnato in alcune scene sembrava un pochino più vecchio e un po' più brutto. Tornando a Groucho, come già abbiamo visto nel Color Fest Groucho II, Groucho continua ad avere il suo ruolo in stile Deadpool, in cui sfonda sempre la quarta parete e ci conferma due cose. La prima è che questo Dylan Dog Old Boy pare davvero voler essere ambientato negli anni 80, salvo errori, perché mi avete segnalato che comunque ci sono degli anacronismi, però salvo errori dovrebbe essere ambientato negli anni 80. La seconda cosa è che questo Groucho dell'Old Boy, come il genio della lampada del film di animazione Aladdin, fa battute anche su cose che accadranno nel futuro, diciamo, cioè nel nostro presente. Ha fatto le battute sugli haters, che negli anni 80 non c'era questo termine. Questa storia è stata davvero ben confezionata e vi consiglio proprio di leggerla nella giornata di Halloween. Se non l'avete ancora acquistato, andate in edicola, c'è ancora, ve lo acquistate, vi fate una bella lettura per Halloween. Come dicevo, la seconda storia invece è l'esatto opposto della prima, ovvero non c'è assolutamente l'elemento paranormale, l'elemento esoterico, non c'è l'elemento occulto, è quasi una storia gialla, è una crime story. Un altro opposto rispetto alla prima storia è che Groucho è quasi totalmente assente, invece è più presente Block, per esempio, che nella prima di storia era assente, quindi c'è questo equilibrio tra i due personaggi che sarebbe molto fico se continuassero con questo taglio. Cioè l'Old Boy, proprio perché ha due storie che escono nello stesso mese, non può magari dare spazio a tutti i personaggi, è giusto anche che li dosi tra una storia e l'altra. Questo equilibrio mi è piaciuto davvero tanto. Un'altra opposizione alla prima storia è che qui appunto il messaggio, la morale, il significato nascosto che ci vuole dare qui è davvero molto presente. È così presente che lo assorbiamo dalle prime pagine. Questa è una storia che parla, diciamo, di doppia personalità. Sembra che parli di doppia personalità. La storia, il titolo è Il nemico geniale, per fare verso all'amica geniale, però non c'entra nulla ovviamente. Si ispira invece di più a una storia di Edgar Allan Poe, che se riesco a trovare ve la metto qui sotto nel link Amazon così ve l'acquistate. Il messaggio iniziale che cerchiamo di capire, poi ovviamente la storia vira su altro, sennò sarebbe stata troppo banale per Dylan Dog, però il messaggio iniziale è che appunto ci siano queste due persone uguali tra loro e il lettore può pensare che appunto ci sia un caso di doppia personalità, e ci narra di come una persona veda le proprie sfighe, cioè è l'atteggiamento alla vita che ci fa sentire un vincente o uno sfigato, non è la sfiga che ci viene addosso che ci rende tali. E c'è questo personaggio, non voglio dire il nome perché poi non vorrei sbagliare i nomi, sono nomi molto simili. Comunque c'è il personaggio sfigato che va da Dylan Dog a dire ah sì, io ho tutta questa serie di sfighe, e poi subito dopo arriva uno dopo di me che è uguale a me ma è migliore in tutto, per quello può sembrare magari una storia anche di doppia personalità, è migliore in tutto, e Dylan gli dice ma non è che te lo sei inventato, che ce l'hai nella testa perché non riesci ad accettare i tuoi fallimenti e quindi devi per forza estraniare
i tuoi fallimenti, dare la colpa a qualcuno fuori da te stesso per soffrire meno, per non affrontare il fatto che tu fallisci. E questo è un messaggio fantastico. Ne ho parlato più o meno anche nel mio video sul film Una settimana d'addio, che vi metto qua nelle schede, qua in descrizione, di cui come nell'età adulta non si può definirsi sfigati, non si può lamentarsi che si è sfigati, perché è l'atteggiamento che uno ha quando affronta le situazioni che lo porta a sentirsi in un certo modo. Le cose succedono e basta. Il fatto che ci si resti male e si diano colpe esternamente e non a se stessi, lo stiamo vedendo anche tutti i giorni al telegiornale, di come il boomer medio, ma anche persone un po' più giovani, non riescano a incolpare se stessi di quello che succede attorno al mondo e diano sempre la colpa agli altri, alle istituzioni, ai potenti, a quelli che non hanno fatto questa cosa quando andava fatta. Sì, sto parlando del virus, se non avete capito, sto parlando delle persone che non mettono la mascherina e si lamentano del governo, ok? Queste persone qua sono come questo protagonista, non riescono a prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Questo è un messaggio fantastico per Dylan Dog. Ovviamente, se la storia fosse andata in questa direzione dall'inizio alla fine, appunto, sarebbe stata banale. Quindi poi si prende una svolta tale che appunto cancella del tutto anche quello che poteva essere l'elemento doppia personalità, l'elemento paranormale. Sì, c'è qualcosa un po' di strano, di mistico che Madame Tchaikovsky spiega a Dylan Dog, però nulla di che, potrebbe essere tranquillamente una crime story dall'inizio alla fine. Vi consiglio molto di leggerlo. Diciamo che non vi ho spoilerato tantissimo perché comunque non vi preoccupate, questa cosa qui della doppia personalità è una mia sensazione, la storia non parla di quello. Fatemi sapere voi invece qual è la vostra sensazione in base a questa storia, fatemi sapere se anche voi avete colto questo tipo di messaggio. Nella giornata di oggi farò uscire anche il video sul numero 410 di Dylan Dog, il continuo della saga in tre numeri di Mana Cerace. Poi farò come sempre la mia live su Instagram insieme a Luca DJ il 2 novembre. E sempre oggi farò uscire anche il numero 12, il mio video sul numero 12 di Samuel Stern. Così ci facciamo un po' compagnia in questo Halloween che sarà ancora chiuso in casa in un certo senso. Non c'è il lockdown, ma ci siamo molto vicini, quindi stiamo tutti vicini digitalmente, ci facciamo compagnia fino alle 18, anzi scusate, fino alle 16 ci facciamo compagnia con questi miei video. Alle 16 dirottatevi sul canale di Luca DJ, dove io sarò ospite in una sua live, e poi di nuovo alle 18 invece sul mio sito Viola si farà una maratona a tema Buffy, la mazza vampiri. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Buon Halloween!